possibile? Cos'è una CNS, una CRS? E tutte queste domande hanno già risposta all'interno dello sportello telematico, all'interno della porzione FAQ. Questa è una porzione importantissima, perché qui troverete tutte le risposte alla maggior parte delle domande. Noi questa porzione la teniamo sempre aggiornata, non è statica, come anche tutto il resto del portale non è statico, apposta per gli aggiornamenti normativi, eccetera. Vi faccio un esempio per quanto riguarda la porzione FAQ. Una delle FAQ che preferisco di più è sicuramente presentare una pratica allo sportello. Vi viene raccontato come fare accedere ai moduli, il tipo di formato per cui i moduli sono disponibili, e ci dice cosa in realtà dobbiamo fare per andare a presentare passo passo l'istanza. Se poi vogliamo avere informazioni su altre modalità di presentazione, eccetera, la sessione FAQ è sempre qua disponibile. Faccio vedere la vostra attenzione su due particolari FAQ. Come aprire questo sportello è scritto in quello di dato accesso. Moltissime documentazioni e moltissime informazioni sono presenti senza nessun sistema di autenticazione. Sia le FAQ, ma anche le informazioni di cos'è una DIA, della modulistica che io devo presentare per presentare una DIA, sono presenti senza nessun tipo di autenticazione. Ma nel momento in cui io devo andare a compilare l'istanza per spedirla, dobbiamo avere questa nostra autenticazione forte. Che cos'è l'autenticazione forte? È spiegata in questa guida all'accesso. Dopodiché, appunto per preservare il valore giuridico di quello che noi andiamo a presentare, dobbiamo anche firmare digitalmente. E come si firma digitalmente è scritto in dettaglio nella guida alla firma. Ma se ho bisogno di parlare con qualcuno, numeri di telefono, chi posso chiamare? Ed ecco la sessione contatti. Cambiamo sessione, andiamo nella parte più bassa, vi faccio soltanto notare la sessione pagamenti, le quali abbiamo la descrizione nel dettaglio di come si fa a pagare il bollo telematico, a quanto ammontano i diritti di segreteria di istruttoria e come si fa a pagare i diritti di segreteria di istruttoria. Tutte queste risposte sono elencate e spiegate in dettaglio nella porzione pagamenti. Mi fermo sulla banda destra per farvi vedere un pulsante che in genere passa inosservato, ma secondo me è molto molto interessante. Sto parlando di amministrazione trasparente. Fra i diritti che abbiamo e che come cittadini abbiamo, c'è anche quello di sapere cosa succede all'interno della pubblica amministrazione. E questa è la nostra finestra sulla scrivania della pubblica amministrazione. Alcune informazioni sono tutte le pratiche che sono in linea, sono sulle scrivanie delle pubbliche amministrazioni. In particolar modo, ciascuno avrà la possibilità, nel momento in cui si è autentificato in modalità forte, quindi ha inserito la propria carta nazionale in servizio del lettore, di vedere un dettaglio maggiore di ciascuna pratica, cioè di vedere dove la propria pratica si trova, su quale scrivania virtuale si trova nell'iter burocratico della propria istanza. In amministrazione trasparente troviamo invece un sommario della lista delle pratiche che sono sul tavolo dell'amministrazione. Per andare nel dettaglio specifico dobbiamo avere un'abilitazione specifica per quella particolare pratica. Se noi siamo in proprietà, ad esempio, di un edificio, automaticamente ci verrà data l'autorizzazione specifica per vedere il dettaglio di quella pratica. Come farò vederla? Con la mia carta nazionale dei servizi. Io so che devo fare una demolizione, devo fare una nuova costruzione. Io so l'intervento che devo effettuare, ma magari penso che quasi, cioè tutti voi sappiate se dovete presentare una DIA, un permesso di costruire, una CIA, eccetera. Ma magari non lo so, o voglio avere dei chiarimenti sul fatto che un tipo di intervento possa essere presentato con diverse tipologie di istanze. La risposta ce l'ho nella sessione interventi. Gli interventi vado a identificare il tipo di intervento, voglio fare una ristrutturazione edilizia, una manutenzione ordinaria. Mi viene spiegato che cosa si intende per ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria e mi viene presentato con quale tipo di documentazione io posso fare quel particolare intervento. I link, le scritte in verde, sono dei link dinamici che mi portano automaticamente alla pagina della presentazione effettiva di quella determinata istanza. Se invece io conosco già il tipo di intervento, il tipo di modulistica che devo presentare, so già che devo utilizzare un permesso di costruire, una CIA, oppure devo fare un inizio lavori,
posso andare direttamente nel pulsante Sued. Qui trovo elencate tutte le possibili stanze, ognuna di queste pratiche ha la propria guida, ha la propria scheda, ha la propria spiegazione dettagliata. Entriamo ad esempio nella via, vi faccio notare che tutti i riferimenti normativi che sono riportati all'interno della porzione descrittiva sono dinanci. Quindi se io ad esempio vado a premere su quella legge regionale 12, il sistema mi porta all'interno di un portale predisposto che mi consente di andare a consultare il testo della legge regionale 12. Tutto quello che è scritto, sta facendo molta molta attenzione alla normativa. Quindi se viene detto qualcosa c'è sempre il riferimento normativo specifico del perché è stato detto questo. E potrete andare in qualsiasi momento a verificarlo e a vederlo cliccando direttamente sul riferimento normativo e poi su consulta il testo della norma. In questo caso è una norma di carattere regionale, siamo finiti nel portale di regione, nel quale ritroviamo tutta la normativa aggiornata, sempre all'ultima versione. Non devo preoccuparmi, ci sarà un ulteriore aggiornamento. Già la Regione Lombardia ci garantisce che questa è l'ultima versione di quella particolare norma. Nella parte bassa, infatti, sono elencati punto per punto tutti i possibili aggiornamenti che ha avuto questa norma e quali cambiamenti ha avuto. La stessa cosa sarebbe stata se la norma fosse di carattere nazionale. Anche lì c'è un portale specifico che ci consente di vedere in dettaglio l'ultima versione della norma e tutte le possibili modifiche e aggiornamenti che la norma ha subito nel corso del tempo. Torniamo al nostro sportello telematico e andiamo nel pulsante principale. A questo punto vogliamo proprio presentarla questa via. Abbiamo curiosato ancora per tutto, siamo pronti per andare a presentarla. E curiosiamo nelle informazioni descrittive della via. Quindi parte in alto, che cos'è? Se io scendo, ho una sessione specifica nel quale mi viene elencata tutta la modulistica, tutti i riferimenti, tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle stanze. Ora, una pratica edilizia, un addio, un permesso di costruire, una scia, possono avere numerosi allegati. Numerosi che dipendono chiaramente da quello che io devo andare a asseverare, dalla tipologia della vincolistica che è presente direttamente nel mio tipo di intervento. Il fatto che vediamo una lista non indifferente di allegati non vuol dire che una qualsiasi pratica deve riportare tutti questi allegati. Io qui vedrò tutti gli allegati possibili, perché il sistema non sa ancora cosa voglio presentare, non gliel'ho ancora detto, non sa ancora se sono in vincolo idrogeologico, se sono in vincolo paesaggistico, se sono in un'area sismica, non gliel'ho ancora detto. Quindi il sistema mi fa vedere tutto quello che è possibile che potrà interessarmi nella presentazione. Quindi questa è una scheda di carattere informativo. Tutto quello che posso poter presentare, dopo aver bisogno di presentare per una DIA, è presente qui. In realtà, mentre io compilo la DIA, il sistema mi ha detto che è dinamico ed intelligente. Quindi sarà lui ad accendermi e spegnermi questi elaborati, a controllare l'obbligatorietà di questi allegati e questi elaborati a seconda di quello che vado a dichiarare. Di fianco a ciascuno di questi allegati c'è un numerino. Non abbiamo dato i numeri, non è a caso. In realtà, poiché la relazione tecnica di asseverazione è complessa, l'abbiamo suddivisa in capitoli. Ok? Quindi, se un allegato inizia con 5.1 barriere architettoniche, se mi si accende l'obbligatorietà di questo allegato, vuol dire che nel capitolo 5.1 della mia relazione tecnica di asseverazione ho dichiarato qualcosa che mi ha portato a considerare obbligatorio questo allegato. Quindi se per qualche ragione io dico possibile, io non devo allegare le barriere architettoniche, vado a rivedere il capitolo 5.1 e vado effettivamente a vedere se quello che ho dichiarato è corretto. Su ciascuno di questi allegati io posso cliccare e ho una descrizione accurata di cosa intendiamo per quel particolare allegato. Mi viene detto che cosa devo presentarlo, se devo presentarlo in una determinata scala, se deve avere particolari caratteristiche. È chiaro che in un portale, anche per la trasmissione attraverso PEC, non è possibile allegare file di 100 MB. Quindi avrete sicuramente delle limitazioni sulla pesantezza degli allegati che vi vengono
che potete a questo punto allegare al portale. Come fare a ottenere un allegato di 8 mega? Ci sono alcuni trucchetti sia nella risoluzione sia nelle generazioni del file, ad esempio da AutoCAD, che vengono spiegati anche nella sessione FAQ. Arriviamo alla presentazione. Come faccio a presentarlo? All'interno della mia sessione, della mia lista di moduli, il modulo in cui devo cliccare è il modulo principale. E ho a disposizione a questo punto il PDF del modulo che posso scaricare in qualsiasi momento. Non posso scaricare il PDF, stamparlo e compilarlo, giusto? Sennò tutto quello che ci siamo detti non funziona. L'unica ragione perché qui qua c'è un PDF è perché voi avete un riferimento, perché sia possibile per voi stamparlo, perché no, e vedere quali sono i campi che vi vengono chiesti, che vi verranno chiesti durante la fase di compilazione. Non per niente dietro i nostri PDF c'è la scritta Paxine. L'idea è quella di scoraggiarvi nello stampare e compilarlo a mano, ma anche perché vedrete anche voi stessi che è molto più comodo compilarlo in modalità telematica, perché a mano non ho nessun controllo, non ho nessun aiuto. Invece in modalità telematica ho un programma che mi segue durante le fasi di compilazione. Abbiamo fatto fino adesso tutto questo senza aver fatto nessun tipo di autenticazione. Adesso però voglio arrivare a presentarla questa pratica. Quindi infatti là in alto trovo scritto attenzione, perché se tu vuoi arrivare a presentare la pratica devi accedere al portale tramite Carta Nazionale dei Servizi. Carta Regionale dei Servizi, che non è che un tipo speciale, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica, quando questa ci sarà. Prima cosa devo autenticarmi. Inserisce nel lettore la propria Carta Nazionale dei Servizi, in particolare la Carta Regionale, che viene detto con tipo particolare di Carta Nazionale dei Servizi, schiaccia il cosentino di autenticazione, inserisce il proprio PIN. Vengo ribaltato sul portale della Regione Lombardia. Tutti i sistemi sono integrati a questo punto tra i vari enti. Una volta che siamo passati al portale di Regione Lombardia e diamo il consenso al trattamento delle informazioni su Regione, vediamo ribaltati e ritorniamo automaticamente sul nostro portale autenticati con questa autenticazione forte. Da qui in poi il portale sa che sono. A questo punto si sono abilitate alcune funzionalità che prima erano nascoste, che prima non erano accessibili. E tra questa c'è l'effettiva presentazione telematica dell'istanza. Mi si abilita questo pulsantino di fianco all'icona del PDF. Questo è il mio pulsantino per la presentazione telematica. Clicco sul pulsantino e accedo alla pagina della compilazione del modulo. Da qui parte tutta la sessione a questo punto di compilazione guidata del modulo principale innanzitutto e poi tutti i moduli secondari che dipendono da quello principale nella compilazione e presentazione a distanza. Quello che devo compilare obbligatoriamente è contrassegnato in arancio. Tutti i campi obbligatori, ok, sono evidenziati come potete vedere, gli altri sono facoltativi. Però esiste una certa dinamicità all'interno del modulo, nel senso che alcuni campi inizialmente bianchi non obbligatori potrebbero diventarlo in un secondo tempo. Iniziamo con indicare l'oggetto della mia pratica. Il modulo deve essere compilato ovviamente riportando i dati di chi ha titolo a presentare una DIA, quindi devono essere riportati i dati del richiedente. Facciamo un distinguo: chi effettua l'accesso può essere il richiedente, può essere il progettista, non c'è nessun vincolo al fatto che debba essere una figura ben precisa. Chi effettua l'accesso è colui che si prende l'iniziativa poi a compilare telematicamente un'istanza. Poi ovviamente dovrà capire che in alcuni moduli, nello spazio sottoscritto, va riportato quello che è il profilo del richiedente, in altri, come la relazione tecnica e l'asseverazione, nella porzione del sottoscritto, devono essere riportati i dati del progettista. Ok, quindi chi effettua l'accesso è una persona qualunque, che ha il compito di compilare telematicamente un'istanza, poi all'interno del modulo ovviamente devono essere riportati i dati di chi ha titolo a sottoscrivere ovviamente quel modulo e quelle informazioni che sono riportate. Il modulo principale deve contenere i dati del richiedente, per cui il richiedente o magari il progettista che compila il nome del richiedente,
inizia a compilare il campo dell'oggetto e inizio a inserire i dati del sottoscritto, della persona richiedente. Da notare un tastino collocato in questo spazio. Questo tastino consentirebbe di ricavare e di riportare all'interno di questi campi le informazioni dell'utente possessore della CRS che è attualmente collegata al lettore. Se ha ad avviare la presentazione telematica di istanza è lo stesso richiedente, e quindi l'utente inserita la carta del richiedente all'interno del lettore, l'utente può cliccare su questo tasto e scegliere di caricare i propri dati all'interno dei campi previsti. È l'operazione che faccio io, simulando che io sia il richiedente, per cui dalla CRS cosa legge? Il cognome, il nome, codice fiscale, data di nascita, sesso, luogo di nascita e così via. Specifico gli ulteriori campi e poi procedo a inserire anche i miei recapiti. È possibile completare il proprio profilo utente all'interno dello sportello in modo da riportare una volta per tutte le informazioni anche dei propri recapiti. In questo modo il caricamento dei dati da profilo utente riguarderebbe anche i recapiti. Così tutti i moduli che richiedono l'indicazione di un recapito si autocompileranno. Email back. Questo è un campo su cui vale la pena soffermarsi un attimo. Se leggete bene, c'è scritto di indicare una mail back. La back è quel canale che ci consente di inviare e ricevere delle comunicazioni certificate. Per cui quello che viene richiesto al richiedente, a chi compila questo modulo, è di indicare un'email back, che può essere anche però la back del progettista, nel senso che avvalendosi di una norma che lo consente, è possibile eleggere il domicilio digitale anche presso il professionista, presso un soggetto terzo a cui poi perverranno tutte le comunicazioni. Quindi potrei, io richiedente, rimettere anche, inserire la back del mio professionista. Attenzione, questo indirizzo che indicate è molto molto importante, nel senso che voi dovete andare a verificare qualsiasi cosa vi venga trasmessa a questo indirizzo, perché questo è l'indirizzo che utilizzeranno i tecnici comunali per richiedere integrazioni, per qualsiasi comunicazione di rente distanza. Quindi non un indirizzo a caso, l'indirizzo di chi volete, può essere il vostro, può essere quello del progettista, può essere quello del proprietario, ma deve essere controllato, perché è il domicilio definito per essere per la presentazione di questa particolare istanza. Ok, proseguendo, specifico anche il mio ruolo, dichiaro di essere una persona fisica. Se dichiaro di essere una persona fisica, i campi sottostanti non vengono richiesti. Se invece dichiaro di essere il titolare o un rappresentante, allora a questo punto diventeranno obbligatori quei campi che riguardano il soggetto giuridico che io dichiaro di essere titolare o legale rappresentante. Soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza in quanto questi sono i vari titoli reali associabili al soggetto, dichiaro di essere proprietario dell'immobile. Non è obbligatorio riportare gli estremi che riguardano l'atto notarile che mi ha reso proprietario e poi successivamente dichiaro, valendosi tutta la facoltà consapevole delle eventuali sanzioni penali e così via, dichiaro di essere legittimato alla presentazione di o due opzioni, DIA oppure via in variante ad un altro procedimento. Quindi o presento una DIA ex novo oppure presento una DIA in variante ad un procedimento esistente, che può essere per esempio costruire DIA o SCIA, di cui poi dovrò specificare anche il numero di protocollo e data di protocollo per favorire l'ufficio tecnico al reperimento della pratica correlata. E a questo punto mi sposto nella sezione dove io riporterei i dati territoriali. Dovrò indicare i dati catastali e i dati topromastici. È richiesta di specificare la tipologia del mio immobile, che può essere unità immobiliare urbana, particella terreni oppure intero edificio. Se devo rifare l'edificio di un condominio, ovviamente non è richiesto che io poi specifichi tutti i subalterni di quel condominio. Potrei dire intero edificio e di quell'edificio specifico solo il foglio e il numero di appartenenza. È importante specificare se trattasi di unità immobiliare urbana di particella terreni, perché poi i dati che inserisco sono soggetti eventualmente ad una validazione a cui potrei ricorrere. Nel senso che la validazione che riguarderebbe una particella terreni si baserebbe sul verificare foglio numero. Invece la validazione che riguarderebbe unità immobiliare urbana si baserebbe sul verificare sia foglio che numero, ma anche subalterno. Sostanzialmente io inserisco gli identificativi catastali. Ok, e successivamente potrei utilizzare uno di questi due comandi.
Il primo farebbe semplicemente un controllo dell'esistenza di questo foglio, questo numero all'interno della banca dati censuaria. Quest'altro comando, oltre a fare questo controllo, in più localizza il mappale sul geoportale. Proviamo, se io clicco su questo comando, innanzitutto mi dice che i dati non hanno prodotto risultati. Cliccando su OK mi apre comunque il geoportale e all'interno del geoportale potrei andare a reperire invece un mappale valido. Ricerco il comune, decido di localizzare il comune, sono sulla mappa catastrale, interroghiamo questo mappale, 504 numero 14. Foglio 14 numero 504, foglio 14 numero 504, potrei validare il dato, quindi a questo punto mi dirà che i dati sono corretti. Aggiungo anche i dati toponomastici. Cambiamo mappa, passiamo dal catastale alla cartografia di dettaglio, allo stradale di numerazione civica. Siamo sulla via Bellini. Via Dante 163. Potrei fare un info per avere la certezza. C'è un accesso numero 165, via Dante. Quindi via Dante 165, allo stesso modo potrei validare il dato appena inserito. La ricerca presso i cinci. I dati inseriti sono corretti. Cliccando sempre sul mio mappamondo si aprirebbe il geoportale e mi farebbe il focus sull'accesso che io ho specificato. Ok. Il procedimento riguarda altri immobili, cioè io ho specificato i dati catastali e toponomastici di un solo immobile, perché all'interno del modulo principale abbiamo previsto solo uno spazio per l'inserimento di un immobile. Eventualmente potrei dire che il procedimento riguarda un ulteriore altro immobile. A questo punto, nell'elenco degli allegati che mi trovo in fondo, diventa obbligatoria la compilazione del modulo ulteriore immobile oggetto del procedimento, dove all'interno c'è lo spazio per l'inserimento di un ulteriore immobile. Prima questo modulo non era obbligatorio, prima che io specificassi che riguarda un altro immobile. Vedete che questo elenco è dinamico, quindi viene richiesto ovviamente ciò che è lecito richiedere in base alla compilazione effettuata. Allo stesso modo, salto la sezione, come trattiamo, intestatario unico, prima intestatario di altri soggetti. Io ho inserito un unico intestatario all'interno del modulo, non c'è lo spazio per inserirne un altro. Eventualmente potrei dichiarare che c'è un altro intestatario, ok? Mi si accende il campo che mi induce a indicare quanti altri intestatari fanno parte del mio procedimento, potrei dire uno, diventerà obbligatorio quel modulo dove io ho lo spazio per inserire un ulteriore intestatario. Se inserisco uno, se inserisco due o tre, avrò lo spazio per inserire due o tre intestatari. Okay? Quindi con la carta di c'è lo spazio per inserire un solo intestatario e un solo immobile. Poi potrei estendere la pratica con la compilazione dei moduli che consentiranno di specificarne altri. Se provo a salvare il modulo così per come l'ho compilato, salva modulo, ho due possibilità. Allora, o di riparare gli errori. Riparare un errore cosa vuol dire? Andare a compilare quello che è obbligatoriamente richiesto. Io ho trascurato puntualmente l'indicazione della destinazione d'uso principale, ok? Mi viene richiesta, per cui quale possibilità ho? O di andarlo a compilare e poi salvare identificamente il modulo, se no posso anche fare un salvataggio parziale del modulo, salvare il modulo in formato bozza. Se io non so la destinazione d'uso principale del modulo e voglio indicarlo in un secondo tempo, potrei farlo, faccio un salvataggio parziale del modulo e riprendo in un secondo momento. La indico, quindi clicco sul link che mi si è aperto, sulla destra compare l'elenco poi degli errori che sono stati riscontrati, io potrei spostarmi su ciascuno degli errori che mi vengono messi in evidenza e compilare quanto richiesto.